Nuova puntata del Fatto, la rubrica di approfondimento giornalistico con il contributo della redazione di Chuck News. Insieme all'onorevole Galvagno ci eravamo lasciati appena pochi mesi fa con alcuni punti precisi. Poi, proprio pochi giorni fa, il sopralluogo che è avvenuto all'interno dell'ospedale Santissimo Salvatore, e questo, insomma, ha rappresentato il via per una serie di riflessioni di natura politica, ma non solo, anche di carattere amministrativo, su Paternò e su quello che la regione siciliana, attraverso i suoi rappresentanti, Gaetano Galvagno è proprio qui per questo, può fare per il territorio comunale. Onorevole Galvagno, ribenvenuto al Fatto, bentornato in trasmissione. Grazie, grazie davvero. Salutiamo tutti coloro i quali che ci ascoltano. E a questo punto io direi di cominciare proprio dal punto in cui ci eravamo lasciati qualche mese fa, ossia l'ospedale Santissimo Salvatore e il suo futuro, perché pochi giorni fa, lo dicevamo in apertura, questo sopralluogo, lei aveva parlato appunto di sopralluogo a sorpresa perché non crede ai sopralluoghi annunciati e strombazzati con squilli di trombe. Lunedì mattina c'è stato questo sopralluogo che è stato affiancato da un'altra verifica che è avvenuta quasi contestualmente. Ecco, facciamo un po', ricostruiamo un po' questa prima fase e poi le chiedo soprattutto qual è la sua considerazione sul Santissimo Salvatore. Allora, intanto vorrei fare una premessa perché, come avrai visto, anche a livello di Facebook, a livello di media, abbiamo provato a dare una comunicazione differente da un messaggio che stava parlando, da un messaggio che stava passando. Il messaggio che stava passando era come se qualcuno volesse prendersi meriti che non aveva, in questo caso io. E allora non è assolutamente così. Ho dato ampio merito al Comitato per la Difesa dell'Ospedale di Paternò. Persone che ho conosciuto, persone per bene, persone che mi hanno aperto la loro casa, chiamiamola così, che è una casa assolutamente aperta, dove ci sono persone di tutti i colori politici, sono mossi da veramente quello che è l'interesse della collettività. E quindi non posso far altro che ringraziarli. E allora proprio per questo io ho pubblicato proprio ieri un post dove spiegavo un po' la vicenda, perché non posso prendermi un merito che non ho e devo dirti che loro sono stati veramente delle persone presenti che mi hanno informato. Non nascondo che determinate dinamiche e determinate situazioni me le hanno proprio portate loro e me le hanno sottoposte, quindi onore al merito loro. Per il 99% loro, per l'1% magari io e gli altri colleghi che si sono interessati della Ma questione. anche perché, dico, il tema dell'ospedale Santissimo Salvatore affonda le radici del confronto politico già nel, insomma, 2009-2010 e così via, quindi da tanti anni di che si parla del Santissimo Salvatore e quant'altro. È evidente che questa nuova legislatura dell'ARSA, di cui lei fa parte da praticamente, insomma, pochi mesi, non poteva che subentrare in corsa a questo lungo dibattito, appunto, che c'è da tempo. Come dicevamo prima, avevo pensato di fare un'ispezione a sorpresa all'ospedale di Paternò e l'avevo detto proprio in questa televisione subito dopo la mia elezione. Perché un'ispezione a sorpresa? Perché non mi andava di fare quelle cose annunciate in cui si trovano i profumi nei corridoi, in cui si fa vedere la parte più bella, non so quale, che c'è, e non si fa vedere invece le condizioni in cui sono i pazienti, le condizioni in cui sono costretti, non dimentichiamolo, determinati dottori e determinati infermieri a lavorare. E sono cose da terzo mondo, e allora volevo realmente fare queste ispezioni in modo tale da far tastare con mano quella che è la situazione attuale all'ospedale di Paternò. È un impegno che è stato preso, è un impegno che è stato portato a termine. In verità doveva essere fatto il lunedì, però poi l'amico onorevole Giuseppe Zitelli, col quale voglio ribadirlo, l'ho scritto pure su Facebook, non c'è alcun tipo né di gelosia né di invidia, anzi c'è un bellissimo rapporto. Io sarei felicissimo se anche altri colleghi del territorio sposassero la causa dell'ospedale come la sposa l'onorevole Zitelli, perché vede, per me non c'è un discorso di tornaconto personale.
Perché sono convinto che se uno amministra e se uno amministra bene, la gente risponderà a prescindere, Comunque. risponderà comunque. E Certo. allora l'appello che faccio io è che indipendentemente dal colore politico, che a me non interessa, che ben vengano non uno o due, ma tutti i deputati possibili e immaginabili, per quello che è un problema reale di una collettività importante, di un paese che ha 50.000 abitanti. Quindi io credo che sia necessario, anzi, che ci sia un intervento del genere da parte della deputazione. Quindi sistemiamo anche questa questione che era stata un tantino travisata. Probabilmente qualcuno che anche aveva seminato qualche zizzania, o almeno aveva tentato, insomma, un po' di affievolire i rapporti. Sì, ma a noi non interessa, con l'onorevole Zelli siamo in ottimi rapporti, siamo contenti di avere questa collaborazione. Come ti dicevo, l'unico inghippo è stato nel fatto che io domenica mi trovavo fuori dalla Sicilia, e sono ritornato lunedì. Avevo l'aereo fissato per tornare a essere alle 9 a Catania, quindi 9 e mezza a Paternò, orario dell'ispezione. Purtroppo però in quei giorni, se ricordate, c'è stato il problema aeroportuale e ci hanno dirottato su Comiso, cosicché non sono potuto arrivare puntuale alle 9:30, sono arrivato un'oretta e un quarto dopo, però ho fatto un'altra parte di giro con l'ingegnere Alparone, che si è dimostrato molto sensibile e ha accolto le istanze di tutti coloro i quali erano presenti. Devo dirti anche che mi dispiace che qualcuno non era presente, perché c'è tanta gente che ha lavorato in una fase preparatoria che secondo me è ancora più importante di quella che poi è la fase finale, con tanto di fotografie o con tanto di servizio giornalistico, che è sicuramente importante, ma secondo me c'è un lavoro che sta alla base che è ancora più importante. E magari molte persone, purtroppo, giustamente per impegni lavorativi o quant'altro, non sono potuti essere partecipi. Quindi ancora una volta onore al merito a tutti coloro i quali hanno contribuito alla causa anche con un solo minuto, con una semplice presenza, con una semplice testimonianza alla causa dell'ospedale di Paternò. E poi è evidente che è importante l'impegno civico, ma è altrettanto importante l'impegno politico, perché poi lo sappiamo che determinate battaglie vanno affrontate e vinte nelle sedi giuste, a Palermo, al Parlamento siciliano, all'interno delle stanze della regione. In questo senso la rappresentanza di questo territorio può far molto. Assolutamente sì, noi non ti nascondo che vorremmo proprio cercare questo confronto, e lo cercheremo in una fase successiva a quella che è la fase delle elezioni europee, perché non vogliamo dare l'impronta di coloro i quali ascoltano la gente nella fase prima delle elezioni. E allora noi stiamo dicendo, continuiamo a lavorare. Ma vogliamo programmare quelli che sono gli appuntamenti futuri e quelle che sono le iniziative che vogliamo intraprendere per il territorio dall'indomani delle europee. Quindi intanto facciamo passare le europee. Noi comunque ci siamo sempre sul territorio, lavoriamo. Se vogliamo confrontarci, ci confrontiamo, ma vogliamo fare passare un messaggio differente. Facciamo passare la fase delle elezioni, ci sediamo e parliamo di tutto quello che possiamo fare per il territorio. Però io l'invito che faccio agli amici di Paternò è quello di cercare di venirci incontro, nel senso che io ci sono, sono una persona molto disponibile e sono per la città. Cerchiamo di confrontarci con È tutti un coloro i appello quali, sì, personale, mi pare di assolutamente, cogliere. più che altro un appello politico per dire, talvolta determinate istanze non possiamo venirle a conoscere noi. Oggi per caso mi sono trovato all'Unitalse a trovare un amico disabile. Ho detto, perché non ci cercate? Non per forza a me, a qualsiasi altro deputato, che sia del 5 Stelle o che sia del PD, a me non interessa. L'unico interesse è quello di Ma che possa ricucirsi cercare. questo dialogo tra Paternò e Palermo. In effetti, e questo è vero, Assolutamente sì. perché l'onorevole Calvagno evidenzia con un esempio un po' quello che è vero, cioè dire quello che è un po' palpabile. Questa città sembra aver smesso di dialogare con Palermo, con le istituzioni che sono al di fuori delle mura cittadine. Un po' Paternò ha vissuto di questo isolazionismo e continua adesso a farsene un po' vittima. Quindi sarebbe bene adesso tornare a parlare con le istituzioni. La cosa che dovremmo sottolineare, se mi consenti, è il fatto che, a mia memoria, quello che ricordo è che fino a un anno e mezzo fa noi parlavamo che l'ospedale di Paternò doveva essere chiuso, non c'era più niente da fare.
eravamo rovinati. Uno spettro su, incombente sulla questione. Oggi non stiamo parlando più di chiusura, stiamo parlando che l'ospedale c'è, che dobbiamo stanziare quasi 1 milione di euro, anzi abbiamo stanziato quasi 1 milione di euro per la questione del pronto soccorso, che stiamo vedendo come sistemare i reparti nella maniera migliore e funzionale, perché non è che noi dobbiamo fare una cosa per poi posticipare il problema, dobbiamo risolvere il problema, anche se serve un mese in più, 2 mesi in più, 6 mesi in più o anche un anno in più, ma purché si risolva e si passi a uno stato successivo? Noi abbiamo un reparto che è quello di radiologia, che è un reparto assolutamente, potremmo dire un'eccellenza, altri reparti che sono assolutamente terra-terra e hanno necessario bisogno di alcuni interventi. Quindi, secondo il mio punto di vista, c'è un cambio di rotta. Un cambio di rotta in cui noi, dalle macerie che ci hanno lasciato le passate legislature, stiamo non solo ricucendo un rapporto col territorio, ma anche dando risposte, permettimi di dire, quasi immediate, perché dopo neanche un anno e mezzo noi già siamo venuti, è venuto l'assessore, è venuto l'ingegnere Alparone, abbiamo comunque certificato quello che è l'interesse da parte della deputazione. Non c'è soltanto l'interesse da parte della deputazione di Paternò, che purtroppo, già l'avevo detto nella scorsa trasmissione, quando io dicevo è stato un peccato che Paternò non abbia eletto più paternesi, non lo dicevo per chissà quale motivo. Non lo dicevo come una frase fatta, ma lo dicevo perché guardando gli amici di Belpasso che eleggono 3 parlamentari, I risultati poi si è vedono. chiaro che poi ti viene magari più semplice portare avanti determinate istanze a livello locale. Questo è Assolutamente. il motivo. Quindi che ben vengano altri deputati, che ben venga però l'interesse per questa collettività. E sull'ospedale, poi chiudiamo e passiamo a un altro argomento perché di argomenti ce ne sono diversi. Sicuramente la vetrina prima e più importante per certi versi è proprio il pronto soccorso, che sarà oggetto di un'ampia operazione di restauro, insomma di ristrutturazione, speriamo davvero nel più breve tempo possibile. Assolutamente sì, ci sono queste risorse che sono state destinate per il pronto soccorso. Abbiamo avuto modo di confrontarci come ti dicevo, con l'ingegnere Alparone, col dottore Lanza, con l'assessore Razza che è stato molto attento, onore al merito anche a lui, al presidente Musumeci. Quindi ti dirò, le cose stanno andando avanti. È chiaro che non si ha la bacchetta magica, l'abbiamo già detta questa frase, però la ripetiamo. Però mi sembra che qualcosa sia cambiato e credo anche che gli amici di Paternò e dei comuni limitrofi stiano vedendo che questo cambiamento c'è stato. Onorevole, cambiamo pagina e vorrei così sollecitarla anche facendo una riflessione politica su quello che invece sta avvenendo a Paternò, perché è vero che c'è un rapporto con Palermo che va ricostruito e che si sta ricostruendo pian piano, è vero però che a Paternò invece il dibattito continua a essere sempre in continua evoluzione, sia con l'opposizione sia anche all'interno della stessa maggioranza e più volte anche esponenti del suo partito, Fratelli d'Italia, sono stati anche coinvolti. Volevo chiedere un po' anche la sua considerazione sugli ultimi fatti politici. Allora, io sulla questione politica di Paternò, diciamo che quando noi abbiamo fatto le comunali abbiamo sposato un altro progetto. Era un progetto in cui vedeva Anthony Di Stefano candidato sindaco, ma all'indomani dell'elezione di Nino Naso e all'indomani della mia elezione mi sono visto serenamente col sindaco e ho detto che siccome credo che gli interessi di Paternò e dei paternesi siano più importanti di quelli delle casacche politiche che si rivestono, e credo che oggi né Paternò né la Sicilia possa permettersi ancora queste divisioni, che io sarei stato pronto a lavorare per dare risposte concrete al paese. Devo dirti che è nato questo rapporto di collaborazione, che sicuramente non morirà neanche se domani mattina dovesse esserci un sindaco 5 Stelle piuttosto che del PD, piuttosto che di qualsiasi altro Paternò partito. interesse comune, ecco. Paternò, prima di tutto, poi c'è chi vuole lavorare, chi non vuole lavorare, chi vuole mettere zizzania, chi vuole prendersi magari dei meriti. A me non, noi non ci interessa, noi andiamo avanti. Cioè, a me dispiace, anzi,
Ti confesso di venire poche volte qui a manifestare tutto quello che noi cerchiamo di fare a livello regionale, perché talvolta siamo impegnati a Palermo, perché talvolta cerchiamo di dare risposte, in altre sedi, ma ciò non significa che noi non siamo presenti o non siamo pronti ad ascoltare quelle che sono le istanze di Paternò e dei paternesi. Per integrare un po' il discorso che stiamo facendo, le chiedo anche se vi siete sentiti telefonicamente con Vito Rau e magari avete parlato proprio di questi ultimi giorni e anche un po', tra virgolette, anche un po' delle difficoltà perché il ritorno dell'onorevole Rau, dell'assessore Rau all'interno dell'amministrazione comunale non è stato dei più facili, insomma, se poi se vogliamo, insomma, un po' gli scontri che ci sono stati nei interni al gruppo Paternon. Su questi scontri che ci sono stati, io credimi, posso soltanto essere dispiaciuto, perché io credo che gli assessori siano delle persone competenti, questi assessori sono degli assessori competenti, Rau sicuramente rappresenta una figura importante per questa amministrazione comunale. Se si vogliono fare delle critiche, io mi auguro che siano delle critiche costruttive, sono, diciamo, cose interne a Paternò. Io non entro nel merito, ma non per lavarmene le mani come Ponzio Pilato, ma più che altro per cercare di focalizzare l'attenzione su cose un tantino più importanti, perché io credo che oggi il territorio abbia bisogno di tante altre cose. Quindi faccio, anzi, l'augurio, l'appello che faccio è quello di trovare armonia. Che se poi non c'è un'armonia all'interno dell'amministrazione comunale, non so poi quali possono essere i benefici che ne ha la città. Quindi l'augurio è quello che loro possano trovare una sintesi quanto prima per lavorare tutti quanti insieme e portare avanti quante cose più possibile perché la città necessita. Anche perché il rischio è che questi scontri da palazzo poi alla fine contribuiscano allo scollamento, ad aumentare lo scollamento tra la base, tra l'elettorato e poi la politica, un elettorato che magari potrebbe anche vedere in questi continui scontri un disinteresse verso quelli che sono poi gli argomenti concreti, un po' vengo al suo discorso, alla risoluzione dei problemi davvero importanti e sentiti. Dalla gente, quindi questo è un appello a cui ci leghiamo anche noi. C'è un futuro però da programmare, su cui lavorare, c'è tanto da fare. A proposito, volevo chiedere una battuta sul Giro di Sicilia, perché dal 3 al 6 aprile questo Giro di Sicilia che torna con RCS, questo grande accordo che è stato voluto dal governo Musumeci, ritorna il Giro di Sicilia in grande stile e questa sarà una, diciamo, una prima vetrina prima del ritorno della maglia rosa, ancora una volta nella nostra regione. Giro di Sicilia che non doveva passare da Paternò e che invece, seppur in extremis, arriva dentro Paternò con un giro peraltro prestigioso. In verità doveva passare da Paternò, ma in una zona veramente, veramente periferica, La zona di dove Currone. la zona di Curone. Sostanzialmente sì, quindi con grande sincerità abbiamo pensato che io credo che Paternò dovesse avere la dignità almeno di fare passare il Giro di Sicilia da questo paese, quindi pensavamo fosse necessario. Sono stato sollecitato da tante, tante persone, semplici cittadini, da qualche consigliere comunale, dal sindaco, e abbiamo portato questa grande perplessità, perché poi non si capiva perché faceva un giro abbastanza particolare, quasi quasi sembrava che saltasse Paternò come se dovesse essere l'ostacolo, invece no, Paternò è importante, si deve passare da Paternò perché è giusto che ci passi, perché Paternò è un bel paese da fare vedere purché purtroppo non riusciamo a valorizzarlo. No, e tra l'altro poi il percorso sarà interessante perché se arriverà dalla zona nord, cioè dalla strada di Ragalna e quindi Corso del Popolo, Largo Assisi, Via Gibi Nicolosi, questo lo diciamo, Via Gibi Nicolosi, Piazza Regina Margherita, si svolterà a sinistra la carovana su due ruote, andrà verso Via Vittorio Emanuele e da lì poi lascerà nuovamente il territorio comunale. C'è un Giro di Sicilia che è prossimo ad arrivare e in questo senso, ecco, questa è l'ennesima riprova che quel dialogo con Palermo attraverso i rappresentanti del territorio poi funziona e questo è proprio un caso, tra
tangibile, ce ne sono però tanti altri Ed che è giusto, riguardano. scusami se ti interrompo, che io ringrazi veramente l'assessore Pappalardo che si è battuto affinché questo potesse avvenire. Attenzione, dico, non abbiamo fatto nulla di diverso da quello che ci consente di fare la politica, perché noi non ritenevamo una cosa sensata quella di non fare passare il Giro della Sicilia da Paternò, ma non perché Paternò è la città dove c'è il deputato, perché Paternò è un bel paese che può fare vedere veramente qualcosa e può portare sicuramente qualcosa in futuro. Anche per il Giro d'Italia, d'altronde, fu così lo scorso anno. C'è, dicevo, un futuro però da programmare su cui lavorare. C'è una continuità territoriale, si è parlato molto per esempio di carro aerei, proprio parlando di collegamenti e quant'altro, perché proprio adesso, ma insomma, l'aeroporto di Fontana Rossa è uno dei più trafficati d'Italia. E in questo senso so che lei in prima persona si è speso su questo tipo di argomento e non solo. Ecco, le sue priorità per questa legislatura. Noi, io non avevo fatto delle promesse elettorali, ma avevo fatto degli accorgimenti elettorali. Uno di questi era l'insensata possibilità da parte dei cugini sardi di avere determinati benefici, io li chiamerei privilegi, diritti, che loro hanno e noi no. Noi siamo una regione, un'isola, alla stessa maniera in cui lo è la La Sardegna. Sardegna, certo. Allora io non ho mai capito il motivo per il quale loro potessero avere dei benefici importanti. Per chi non lo sapesse, loro pagano, hanno pagato per decenni delle tariffe ridotte, delle tariffe scontate, delle tariffe fisse per quanto concerne gli spostamenti aerei e marittimi, cosa che invece non è valido per i siciliani. Allora, c'erano due strade da intraprendere, o quella di dire noi portiamo avanti le stesse questioni dei sardi con un processo più lungo a livello legislativo, però le risposte che potevi dare erano risposte molto tardive, oppure dire facciamo la seguente, seguiamo questo iter, questa strada più lunga che porterà allo stato di insularità e quindi a fare capire che noi per trasportare merci, per semplicemente andare a trovare un amico a Siamo Reggio penalizzati. Calabria, siamo assolutamente penalizzati. Allora qual è il ragionamento? Io dico, seguiamo l'iter legislativo per lo stato di insularità e la continuità territoriale, da una parte. Dall'altra parte, siccome a me sembra che la città oggi voglia l'uovo oggi piuttosto che la gallina domani, ho detto noi, la gallina domani proviamo a prenderla, proviamo anche con l'uovo oggi. E ho inserito un emendamento nel collegato dove abbiamo istituito un fondo. Stiamo istituendo un fondo che sarà valutato dalla Commissione Bilancio e mi auguro, vista la norma che credo sia una norma meritevole, passerà, mi auguro, dove noi destiniamo 1 milione di euro per tutti gli studenti, tutti i malati e tutti coloro i quali hanno, questo lo stiamo inserendo adesso, anzi perdonami, tutti coloro i quali hanno magari un lutto perché può E devono in capitare. estremis prendere un E aereo devono per in tornare a extremis casa. prendere un aereo, quindi lavoratori, studenti, scusami, malati gravi, e queste tre categorie lo possono utilizzare, diciamo, questo fondo soltanto nel periodo pasquale e nel periodo natalizio, mentre per coloro i quali purtroppo sono fuori per lavoro, si trovano a centinaia di chilometri, talvolta un migliaio di chilometri da casa. Possono usufruire in caso di lutto di determinati sconti perché capisci bene che talvolta veramente si hanno difficoltà. Una notizia, tra l'altro, così triste, così brutta, magari un lutto di un familiare, poter ritornare a casa l'oggi per il domani E con le diventa un tariffe salasso. diventa un salasso e noi ci mettiamo nei panni di coloro i quali sono fuori possibilmente per guadagnarsi veramente una miseria, un pezzo di pane e avrebbero veramente difficoltà economiche. Quindi questo è un primo passo che noi stiamo facendo. È un impegno concreto, è una risposta che noi mi auguro potremo dare entro l'anno. Quindi intanto loro, magari i siciliani, è un fondo che ha 1 milione di euro. Quindi attenzione, non stiamo dicendo che ci sarà per tutti, quindi però dai a una platea di dalle 5 alle 10.000 persone di poter rientrare a casa. Nell'immediato stiamo dando questa risposta, nel meno immediato stiamo provando a seguire quest'iter legislativo per il principio di insularità e continuità territoriale. So che sta lavorando anche su altri argomenti che riguardano il territorio etneo, ma non solo.
Sì, altre questioni che stiamo mettendo sotto la lente di ingrandimento dell'Assemblea Regionale Siciliana sono alcune cose di competenza nostra, altre della città metropolitana, però non capiamo come il velodromo, che ne dobbiamo fare? Qualcosa la facciamo? Non la facciamo? Lo abbattiamo? Lo utilizziamo? Ho parlato con un'associazione di randagismo, i quali avevano delle idee, li vogliamo ascoltare. Che cosa vogliamo farne del velodromo? L'Albergo Sicilia, che cosa ce ne vogliamo fare? Cioè, secondo me ci sono alcune tematiche che, cioè, sono lì, sono sotto gli occhi di tutti, però nessuno prima se ne occupava. Oggi invece ce ne stiamo occupando, non con le parole, depositando gli atti, facendo delle mozioni, facendo delle interrogazioni, confrontandoci con chi si vuole confrontare, perché poi talvolta manca il dialogo. Io quello che dico è: si deve cercare di capire che almeno noi non abbiamo la possibilità di leggere nella mente degli altri. Quindi magari cercare di dirci quale può essere un problema e quale eventualmente potrebbe essere la soluzione, come portarla avanti e confrontarci, magari uno va avanti e risolve anche un problema non tanto personale, ma per la collettività. Quindi, a parte questo, che sono delle cose prettamente territoriali, la nostra attività come Fratelli d'Italia è un'attività legislativa veramente, devo dire, veramente attiva, perché stiamo cercando di toccare tutte le note dolenti. Però talvolta tutto viene più facile quando c'è un confronto. Quindi quando c'è quel filo che magari si era perso tra Paternò e la Regione. Perché io credo, l'ho detto più volte, che Paternò sia in fortissimo credito nei confronti della Regione Siciliana, nei confronti di questo Stato, nei confronti di veramente tutti coloro i quali purtroppo hanno messo la nostra città in una situazione Di veramente svantaggio rispetto a tante altre, di svantaggio. assolutamente. Quindi l'augurio è quello veramente di confrontarci con tutte le associazioni di categorie, con tutti i lavoratori, con tutti coloro i quali avranno delle proposte veramente per la collettività. Mi leggo all'appello dell'onorevole Galvagno su questa necessità del confronto fra parti diverse della nostra città, su forze comuni, perché poi Paternò è davvero una casa grande, così come spesso la identifica anche il sindaco Naso, e ci sono dei punti, ci sono delle problematiche anche di carattere storico che vanno affrontate e che non si può più pensare di voltarsi dall'altra parte. Gaetano Galvagno parlava dell'Albergo Sicilia, grande fiore all'occhiello di questa città fino a non più di 10 anni fa, parlava del velodromo, in realtà mai inaugurato. Sul velodromo si era anche ipotizzato la possibilità di ristrutturarlo anche attraverso l'utilizzo di fondi privati e farlo diventare una sorta di nuovo palasport, un po' sulla falsariga di quello che già c'è da molto tempo e funziona splendidamente bene ad Acireale, visto che questo versante della provincia non ha in realtà luoghi al coperto dove poter ospitare grandi eventi di musica, ma non solo. Parole, belle idee che però sono rimaste fino ad ora soltanto tali. C'è bisogno sicuramente della politica, ma c'è bisogno anche del confronto. In questo senso, anzi, onorevole, la inviterò nuovamente, magari in queste tavole rotonde più aperte, ecco, ad allargare anche il nostro incontro anche ad altri addetti ai lavori della nostra città, ma non solo. Io l'ultimo appello che faccio, come già ti dicevo prima, è proprio quello alla città di dire le cose in maniera serena, di confrontarci ancora per ribadire questo concetto, ma non per essere ripetitivo, ma repetita iuvant si dice, dobbiamo noi cercare di entrare nel concetto che non esiste più questo scollamento tra quelli che sono gli elettori, i cittadini e la politica, o perlomeno non da parte mia. Io ci sono, io sono disponibile, sto cercando di essere volenteroso al 100% e provare a coniugare tante cose che non è semplice fare. Quindi l'appello che faccio veramente è quello di vederci il più possibile, magari anche dopo questa fase elettorale, perché non deve passare il messaggio che noi ci siamo soltanto giusto giusto prima delle elezioni. No, ci vediamo dopo, per chi si volesse vedere ora può tranquillamente farlo. Invito anche i cittadini a quello che può essere qualche segnalazione nelle pagine Facebook, tramite le mail istituzionali, perché
Perché non ti nascondo che arrivano da parte di tutti i comuni della provincia di Catania, ma arrivano segnalazioni anche da altre parti della regione, però da Paternò no. Non so se c'è questa ricerca continua nell'andare altrove e non cercare a casa propria. Dico, mi auguro che non sia così, mi auguro che noi potremmo fare veramente tante cose insieme. Bene, e con queste parole, con questo appello ribadito dall'onorevole Calvagno, si conclude questa puntata del Fatto. Ci rivedremo sicuramente nelle prossime settimane proprio per toccare alcuni dei punti che abbiamo approfondito in questa puntata del Fatto, e la nostra trasmissione riprende la prossima settimana.